Salve, oggi parliamo di questo, di polo monobanda, 40 metri, come si costruisce il balloon 1 a 1, contenuto qui all'interno, come si mette, come si assembla l'antenna e le operazioni di taratura. I file di stampa dell'elemento centrale e degli isolatori, dei rami del dipolo, anche se non sono indispensabili questi, li metto nella descrizione e si possono liberamente scaricare. L'antenna, visto che ormai di dipoli 40 metri ce ne ho, l'antenna viene data in regalo al primo in QSO durante una mia attivazione sotto. Io faccio solo 40 metri, solo QRP, quindi il primo che becco in attivazione SOTA, la prossima, vince il dipolo. Ho una mezza idea che potrebbe andare in Spagna, ho questo presentimento qua, ecco Alfa 2 Delta Tango, che è sempre uno dei primi. Comunque, il primo che con cui ho QSO durante la prossima attivazione SOTA, vince questo. Non la vendo, perché è una delle poche cose che può fare adesso un radioamatore da solo. In una radio, tra virgolette, moderna, chi ci mette le mani? Fai un po' di autocostruzione, la cosa più semplice è farsi l'antenna, è proprio le basi. Gli elementi sono il centrale del dipolo stampato in 3D con gli altri due elementi, il tappo inferiore e il tappo superiore. La bacchetta di ferrite su cui ho precedentemente avvolto tre fili per un totale di 14 spire. Il connettore e un po' di semplice cavo elettrico. Dunque, la prima operazione è individuare i corrispondenti fili, visto che non li ho numerati, dell'avvolgimento. Allora, tester in modalità conducibilità, ok, perfetto, quindi di conseguenza benissimo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, A1, A2 e A3. Allora, questo è lo schema molto semplificato del mio balloon 1 a 1. 1, 2, 3, A1, A2, A3. Le modalità di collegamento sono molto semplici. Allora, l'1 lo collego al centrale della linea non bilanciata, quindi al connettore per PL. Il terminale 2 unito al terminale A1 è un ramo del dipolo, quindi la linea bilanciata. Il terminale 3 con il terminale A2 va alla calza, alla massa della linea non bilanciata, quindi sempre del mio connettore. E l'ultimo, il terminale A3, va all'altro ramo del dipolo. Allora, fate le saldature, collegato al connettore, protetto le terminazioni del filo smaltato con del termoretraibile. Ho avvolto ulteriormente le spire con nastro adesivo a protezione. E all'estremità dove andrebbe collegato il dipolo ho messo un carico da 50 ohm resistivo e non induttivo. Io di solito uso i terminatori delle vecchie reti LAN in coassiale, che sono precisamente 50 ohm.
Ora verifico il funzionamento del mio balloon 1 a 1 con il nano QNE. Quindi collego il cavo coassiale. Mettiamolo un pochettino distante e faccio le mie verifiche. Allora, in questo caso sto esaminando da 28 a 29,7, quindi la banda dei 10 metri, e ho ROS SWR 1.2 e impedenza 47. Dunque, a riprova del test condotto con l'analizzatore, il nano QNA, posso rifare la prova con l'MFJ, un analizzatore analogico, e vedo bene che all'interno della banda dei 40 metri, che poi è quella che mi interessa, ho 50 ohm, ma qui c'è un errore di parallasse facendo la ripresa, 50 ohm è grosso modo 1. Il valore è così basso che strumentalmente l'indicatore analogico ben poco riesce a distinguere. Ho quasi 1 e quasi 50 ohm di impedenza. Ok, l'antenna è fatta, assemblata. Ho connesso i due rami due elementi del dipolo. Ho messo un piccolo isolatore di plastica che assolutamente serve ben poco, bastava anche un nodo, e due spaghi in materiale plastico, misto plastico, per il montaggio dei rami del dipolo. E niente, resta da fare la taratura. Andiamo a divertirci. Bene. Antenna montata. E adesso non resta che procedere alla taratura. Ovviamente il palo sempre storto, non imparerò mai a metterlo giù dritto. I rami del dipolo decisamente abbondanti, perché si fa sempre in tempo a tagliare, aggiungere è un po' più difficile. Ho dato una controllata veloce, al momento l'antenna, i rami del dipolo sono decisamente lunghi, l'antenna risuona a 6,5 MHz. La posso mettere su una broadcast. Gli attrezzi necessari per l'operazione: un paio di forbici. Mi raccomando, tagliare sempre medesima lunghezza sia da una parte che dall'altra del dipolo, e tenendo sempre sott'occhio l'analizzatore d'antenna. Ovviamente il primo taglio, visto che risuona a 6,5 MHz, sarà un po' abbondante, e a seguire sempre più corti per avere il massimo dell'accordo, intorno a 7,1, 7,09 MHz. Allora, finita l'operazione di taratura, i primi pezzi avevano questa lunghezza, e poi alla fine, lavorando di fino, questa 7090 ROS 1.13, quindi buon barrato P, QRP e buoni di X 73.